Eccoci di nuovo qua, Muffin aveva deciso che il video doveva terminare lì, quindi riprendiamo adesso. Cosa è accaduto? Le coccinelle perdevano i loro pua. Lettera maiuscola, stampato, corsivo, penna blu. Le... No, ho detto lettera maiuscola. Mi raccomando. Le... Coccinelle. Coccinelle. Cinelle. Così controllate se avete scritto bene. Stoppatemi e andiamo avanti. Le coccinelle perdevano. 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 Va? No, si scrive così. I loro, staccato, eh? Pua, vi ricordate come si scrive pua? L'abbiamo scritto qui. Dove è scritto pua? Eccolo qui. Pois si scrive. Punto fermo. Le coccinelle perdevano i loro pois. Ci contiamo 1, 2 e 3 righi belli pieni su cui si scrive e ci facciamo una coccinella. Che piange, triste, più piccolina. Non la fate grande grande come coccinellina. Con i suoi pua. Ha tutti a terra. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Oh bimbi, ma io ho dimenticato di fare le antenne a coccinellina. Mannaggia la peppina. Allora, queste sono le antenne, andiamocele ad aggiungere. Eccole qua. E vi faccio vedere come ho fatto la coccinella senza pois. Eccola qua, guardate com'è triste, guardate, piange addirittura, vedete? Con i pois a terra. Chi risolve il problema? Anzi, come si comportano gli adulti? Parlano tutti? Bassa voce, non fanno sentire nulla alle piccole coccinelle. Siete bravissimi, eh? È vero? E chi risolve la situazione? La dottoressa Cocci Vaccina. Quindi ci scriviamo chi risolve la situazione? Chi? Attenzione, penna rossa stampato maiuscolo. Chi? Risolve, risolve, si scrive così, controllate se avete scritto bene. La, staccato, situazione, situazione, no, non ci sono doppie, attenzione. Sì, tua, zio, ne, punto interrogativo, così. Chi risolve la situazione? Come si chiama? Dottoressa Cocci Vaccina. La dottoressa Cocci Vaccina. Lettera maiuscola perché comincio a scrivere. La. Dottoressa, ci sono due doppie. Due, sentiamo un po'. Benissimo, due t e due s, perfetto. Dottoressa, la dottoressa, eccolo qua.
Guardate come si scrive. Coccivaccina. Attenzione, lettera maiuscola. Coc. C. Esatto, ci sono due C. Vac. Benissimo, un'altra C. I. Coc. C. Vac. C. Na. Punto fermo. In questo modo. Eccolo qua, la dottoressa Coccivaccina. E ce l'andiamo a disegnare. Vi ricordate come di che colore ce li aveva gli occhiali? Bravissimi! Erano gialli e piccoli proprio sopra il naso. Quindi adesso ci andiamo a disegnare la dottoressa Coccivaccina con il suo camice. Ma il camice non so se glielo possiamo fare alla dottoressa, perché in realtà è una coccinella. Le coccinelle come si fanno a vestire? Le facciamo questi occhialetti che voi farete gialli poi sul suo viso, eh? È vero? Sì, sì, Muffin, proprio così. Eccola qua. Con le alette un poco aperte, che non si vedono. Uno, due, tre, quattro. E poi le zampine per camminare. Eccola qua, Coccivaccina, la nostra amica dottoressa che spruzza nell'aria questa polverina verde, vero? Con questa specie di siringone, eh? E poi guardate un po', ecco qua, e fa guarire tutti. E tutti sorridono. Ma, bimbi belli, questa storia vi ricorda, anzi ve la faccio vedere meglio che non mi sono soffermata, vi ricorda un po' qualcosa? Sentiamo un po'. Ah, eccolo qua, bimbo bello, che mi sta dicendo, sì maestra, un po' quello che stiamo vivendo noi a casa. Perché un po' quello che stiamo vivendo noi a casa? Perché cosa capita? Capita che a volte, un attimo solo che voglio far andare Muffin fuori. Sì? Eccoci qua. Prendetemi Muffin, grazie. Ecco qua. Scusate per l'interruzione della pubblicità, Muffin non ce la faceva più, non ha avuto piacere di fare il mio assistente stamattina e quindi shop. Se n'è andato di là. Allora, stavamo dicendo che questa situazione è molto simile a quello che stiamo vivendo noi oggi nelle nostre case, no? Perché? Perché dobbiamo rimanere dentro, non possiamo uscire, non possiamo andare a scuola, non possiamo andare sulle giostre, non possiamo salutare i nostri amici e quindi è un po' simile, no? Allora, vorrei sapere da voi come vi sentite? Se anche voi, come Coccilellina, siete un po' tristi, vi accorgete che i grandi sono pensierosi, sono nervosi? Ci provate? Allora, che cosa vi chiedo? Vi chiedo di rispondere a una domanda. E tu? Stampato, a pagina pulita tutti. E tu? E staccato tu, virgoletta, come ti senti, punto interrogativo, e tu come ti senti? Ditemi come vi sentite, lo scrivete qui sotto con la penna blu e mi fate un disegno. Bimbi belli, per oggi io ho finito, vi auguro una deliziosa giornata, se potete fate un bel dolce con mamma, con papà,
o se ci sono i nonni a casa, perché no, con i nonni. E niente, e vi abbraccio forte forte da lontano. Vi mando un bacio e ci vediamo domani. Ciao bimbi belli!